ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Siamo nel quartiere agrario di San Benedetto, in via Valtesino. Da decenni il problema degli allagamenti colpisce i residenti che si lamentano e chiedono l'intervento del Comune di San Benedetto o della CIP. Per noi l'ultima pioggia che abbiamo avuto, praticamente l'acqua ha mancato poco che entrava dentro casa. Dentro casa quindi c'è abbastanza livello, mentre invece nei garage, sia di via Valtesino sia nella via principale, via Valtemperinos, è entrata l'acqua. Quindi con danni ai garage, danni alle cose. Insomma è tutto quanto da ripare, è una situazione annosa e francamente noi invitiamo la CIP, invitiamo il presidente, visto che è stato rinnovato, una volta per sempre a chiudere questa partita da oltre 20 anni. Noi siamo l'unica via che questa zona dove ci si allaga. Qui praticamente ogni pioggia che praticamente diventa una piscina e più delle volte ci vorrebbe il comune. La verità è questa. Qui il problema, ad esempio, l'ultima pioggia che non era fortissima, ci siamo allagati. Quindi sta a significare che le pompe non funzionano. E oltre a quello, ma è anche un discorso che fare uno scavo, come io ho scritto nel comunicato e nei comunicati stampa che usciranno a breve, praticamente fare uno scavo da fine via e inizio via con i tubi grandi, con il pozzetto che sta davanti al bar, collegarlo e evitiamo il problema. Il problema idraulico della via risiede nel fatto che sia a un livello più basso rispetto alla centrale via Valtiberina. Ma a sud, la ferrovia San Benedetto Ascoli costituisce un muro che blocca il deflusso dell'acqua. Allora noi di spese nostre abbiamo voluto approfondire questo discorso chiamando una ditta specializzata di Ancona. Io ho un vicinato di casa, è venuta questa ditta specializzata con videocamera, tutto quanto, e praticamente cosa ci ha detto? Il risultato che viene solo da piangere. Noi vogliamo che i lavori si facciano, perché noi paghiamo le tasse, l'acqua è aumentata, e praticamente paghiamo le tasse e servizi non abbiamo.